ragazzi, bentornati sul canale. Oggi faccio un video unboxing perché Paints and Way, che è quel meraviglioso sito di Diamond Painting, mi ha inviato di nuovo delle cosine. È veramente un sito molto gentile perché mi invia, cioè mi fa scegliere sempre delle cose ogni volta che faccio l'unboxing e quindi lo ringrazio veramente di cuore perché è veramente molto gentile, sono molto disponibili e hanno un sacco di cose del loro sito bellissime. E adesso vi faccio vedere quello che ho scelto. Allora, questa volta ho scelto due quadri di quelli special shape, quindi non completi ma un po' disegnati un po' a diamantini. E ovviamente dei portachiavi, perché ormai lo sapete che almeno un set di portachiavi lo devo prendere. Inizio da farvi vedere i quadri perché sono molto molto carini. Allora, questo qui che vi faccio vedere per primo, quando l'ho visto me ne sono proprio innamorata perché secondo me è molto carino e questi saranno quelli che lascerò poi per questa primavera, credo, perché comunque sono un po' più primaverili e sono molto carini. Allora, adesso vado a togliere i vari diamantini e vi faccio vedere che meraviglia che è questo. Cioè, guardate che carine sono queste casette tipo degli elfi, delle fate, insomma, molto, molto, non lo so, molto fiabesche, ecco, molto da bosco, molto fantasy. Quando l'ho vista mi piacevano tanto, c'erano vari modelli. Ed eccole qua, guardate che carine, sono veramente, veramente carine. Vedete che, come vi ho detto, non è tutto completo, ma è solo ogni tanto il diamantino e il resto è disegnato. E sono quelli che più preferisco. I diamantini che ci sono veramente tantissimi. Ce ne sono anche di più grandi, olografici, verdi, rossi, verdini, gialli, azzurri, rosa, arancioni, blu. Insomma, sarà secondo me un bellissimo quadro da fare questo qui e verrà molto colorato e molto carino. E questo è il primo che ho scelto. Il secondo che ho scelto è sempre un quadro di quel tipo lì, quindi solo parziale, ma è stupendo secondo me. Ed è questa specie di ghirlanda con la volpe. A me piacciono un sacco gli animali, lo sapete, e le volpi mi hanno sempre affascinato tantissimo. Se non sbaglio c'era anche il coniglio, voi dite, cosa? Non ha scelto il coniglio? Ebbene no, ho scelto la volpe, secondo me è troppo ben fatto questo quadro, mi piace tantissimo e non vedo l'ora di farlo. Questo è già un pochino più impegnativo perché la volpe è tutta diamantinata, anche il fiore, le foglie, eccetera, però secondo me verrà veramente molto molto bene. È veramente stupendo questo quadretto qui. Wow! Infatti, quando ho visto questi tipi qua, ho detto devo assolutamente prenderlo. Tra l'altro, guardavo che per la prima volta hanno delle rose. Io non ho mai visto Diamond Painting fatti così a rosellina. Guardate che belli! Wow! E anche qua ci sono un sacco di colori, un sacco di forme. C'è l'azzurro olografico grande, c'è il verde chiaro, il rosa. Appunto queste roselline particolari, le gocce tipo azzurre, le gocce arancioni, ovviamente l'arancione per fare la volpe, tra l'altro due o tre tipi di arancioni ed è veramente veramente bello questo qua. Ovviamente sotto nell'info box vi lascio i link di tutti i prodotti che ho scelto, quindi questi due quadri più i vari portachiavi che ho scelto perché così potete andarli a vedere e a comprarli nel caso perché sono veramente veramente belli. In più il loro sito, come ho detto prima, ha tantissima scelta, diviso molto bene tra l'altro, quindi è diviso in categorie, eccetera. E niente, mi piace da morire, è inutile da dire, mi piace fare i diamond painting, mi piace scoprire nuovi siti, mi piace scoprire nuovi, insomma, quadri da fare, eccetera. Ora passiamo all'ultimo set, che è questo qui dei portachiavi. C'è uno piccolo spoiler, sono dei gufetti. Andiamoli a vedere insieme subitissimo. Allora, questi gufetti sono molto carini e molto particolari perché poi li vedrete anche fatti, ovviamente, ve li farò vedere quando li ho completati. Hanno dei diamantini un po' particolari, nel senso che sono un po' più scuri rispetto al solito. Hanno l'oro, hanno l'argento, hanno il nero, hanno dei colori un po' particolari, come ho detto, e sono molto carini. Allora, sono fini, sono non di cartone, ma una plastica molto molto fine. Questo è il primo, fatto così, ovviamente double face, quindi doppio lato.
Poi c'è questo qui fatto così. Questo qui, carino, mi piace molto questo. Che carino, con gli occhioni. Questo sembra così arrabbiato, però mi piace un sacco anche questo. Sapete che i gufi hanno quegli occhi che ogni tanto sembrano arrabbiati, ma in realtà non è che sono arrabbiati, hanno proprio gli occhi così. E quest'ultimo che è un po' più classico, il classico gufone, così. Sono molto belli, ovviamente c'è il loro gancio con la catenella e diamantini e insomma il solito vassoietto, eccetera, eccetera. Veramente carinissimi anche questi, non vedo l'ora di farli. Bene ragazzi, il video finisce qua, questo era un unboxing di Pints & Way, sito appunto di Diamond Painting, stupendo, come ho già ripetuto mille volte. Li ringrazio tantissimo per la nuova collaborazione. Andate a leggervi qua sotto nell'info box tutte i link, tutte le varie cosine che vi scriverò. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Grazie a tutti per essere rimasti fino alla fine e alla prossima. Ciao!